Chiedono un riscatto. Non cercatemi. Non seguitemi o meravigliatevi. Non perseguitate nessuno in mio nome. Ho visto due cose che io non riesco a conciliare. Un uomo morto senza ombra di dubbio. E quello stesso uomo, di nuovo vivo. Io seguirò il Nazareno per scoprire la verità. Clavio, Aquila, Valerio, Niger. C'è il sigillo, signore. Deve essere una piaga. Il mio braccio destro si rivolta contro di me. Come ha potuto seguire quell'ebreo? Può darsi che sia vero. Quando il Messia arriverà, Roma non conterà più nulla! Fino ad allora... Il Nazareno ha detto che sarebbe risorto dopo 3 giorni. Se fosse vero, perderemmo l'ordine e la pace. Il popolo ci crederà? I deboli sì. Non ci saranno degli altri dei. Uccidilo. Resta di guardia, a costo della vita. Tribuno, Pilato ti ha convocato. Il corpo è scomparso. La sua tomba è vuota! Dov'è finito? Dimmelo tu. Lo hanno già proclamato risorto dalla morte. L'imperatore non può trovare dei disordini. Dobbiamo trovare il corpo. I suoi seguaci, dove hanno nascosto il corpo? Non sono stati seguaci di Yeshua. Un cadavere, l'abbiamo trovato. No. Avanti! Chi ti ha detto che il Nazareno è vivo? Maria Maddalena. Stai cercando qualcosa che non troverai mai. Apri il tuo cuore e guarda. Basta mentire. Che è successo al cadavere? Le corde sono come esplose. Sarebbe dovuto tornare. Ho visto due cose che io non riesco a conciliare. Un uomo morto senza ombra di dubbio e quello stesso uomo, di nuovo vivo. Di cosa hai paura? Di avere torto. Di scommettere la mia eternità. E a proposito di film d'azione, ci sono scene che sono pericolose non solo sullo schermo, ma anche nella realtà. Uno degli attori che ha rischiato più volte sul set è il bel scozzese Gerard Butler. Sul set di Men and Mavericks, dove interpretava un campione di surf, Gerard è rimasto vittima di un incidente ed è finito in ospedale per gli opportuni controlli medici. Durante le riprese in acqua è stato praticamente travolto dalle altissime onde di Maverick, un punto frequentato dai surfisti del nord della California. Lo stesso incidente, pochi mesi prima, era costato la vita a un surfer hawaiano, quindi insomma, ha rischiato parecchio. Invece sul set di Attacco al Potere Olympus Has Fallen, Butler ha riportato una fastidiosa bruciatura durante le riprese di una scena con Dylan McDermott, che praticamente ha gettato una cicca di sigaretta verso il collo di Butler, come era previsto dal copione. Ma siccome avevano cosparso Butler di glicerina in modo che sembrasse sudato, la sigaretta gli è rimasta appiccicata al collo e l'ha ustionato. Poi pare che Butler si sia vendicato la sera stessa durante una scena di lotta e abbia colpito McDermott al collo così forte che è dovuto andare a fare un controllo medico pure lui. Vendicativino, eh? Invece all'inizio della sua carriera, durante la sua prima esperienza teatrale, Butler ha rischiato di perdere un occhio dopo essersi ferito con un paletto di legno. Madonna, insomma, alla faccia dei rischi del mestiere. Non è tutto rose e fiori essere un divo di Hollywood, a quanto pare. Vi lascio con tanti altri video action. A prestissimo.